Ma tu vedi un poco come stiamo guaiando. Hanno tornato in fede belle Carletta Ancelotti. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napoli 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Video d'accesso perché bisogna farlo, bisogna farlo perché siete ridicoli. Siete veramente ridicoli. Un tale leccame di culo, non l'hai mai visto. Non l'ho mai visto, sinceramente. Da parte dei tifosi napoletani e dai giornalisti napoletani, questo bisogna dirlo, dai giornalisti napoletani. Sapete tutti, no? Ieri il Real Madrid ha vinto 2-0 la Champions League, Carletto, quinta volta, è un numero uno in assoluto di quantità, ed è partita lo sputtanamento da parte degli stessi tifosi napoletani, dicendo: ah, solo a Napoli poteva essere esonerato Ancelotti, ah, solo a Napoli potevamo dare retta ai giocatori, ah, solo a Napoli succedono queste cose, solo De Laurentiis poteva permettersi di esonerare un allenatore come Carlo Ancelotti. Da dove partiamo? Allora, prima cosa, io, sapete tutti, io fui uno dei primi forse a volere l'esonero di Carlo Ancelotti a Napoli, e ci sono i video vecchi e stravecchi, basta li andate a vedere, va bene. Fu preso Gattuso al posto di Ancelotti, che poi addirittura Gattuso fece quasi meglio di Ancelotti, rendiamoci conto, va bene? Allora, io mi metto comodo, vedete, con le gambe incrociate. Allora, cari tifosi napoletani o pseudo tifosi napoletani, va bene fare i complimenti a Carlo Ancelotti, va bene tutto, ma voi veramente vi credete che a parti inverse Ancelotti avrebbe vinto la Champions League con un Borussia Dortmund? No, io me lo domando. A parti inverse, Ancelotti in Champions League ci arriva ai quarti, a differenza di Spalletti. Quando fu esonerato dall'Everton, facendogli spendere non so quanti milioni, rischiando addirittura il fallimento, guardate un po' la classifica dove arrivò quell'Everton di Carlo Ancelotti. Con il Paris Saint-Germain, buttato fuori pure dal Paris Saint-Germain, vinse il campionato di Francia. O forse vince pure il campionato di Francia, giustamente. Bayern Monaco, via, buttato via nel cesso pure lui dopo che aveva distrutto uno spogliatoio. Milan, esonerato, perché pure il Milan lo esonerò se non sbaglio. Arriva il Real Madrid. Il prossimo anno il Real Madrid era un certo Mbappé lì davanti. Hendrix, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Aiuto. Ragazzi, mo facciamo i seri, tutto il bene che gli possiamo avere a Carlo Ancelotti e tutto, ma quando sento i tifosi napoletani dire solo a Napoli lo poteva essere esonerato, ragazzi, questo ha vinto solo con gli squadroni e basta, per l'amor di Dio basta. So che ora mi prenderò un mare di merda da non so quanta gente, ma è così. Se gli dai in mano uno squadrone, eppure io posso vincere in questo Real Madrid. Ma scusatemi, ma secondo te Ancelotti va a dire vicino a Toni Kroos: Toni, guarda che la palla la devi dare in diagonale, no, in verticale, no, di qua, no, di là. Toni Kroos entra in campo, fa il cazzo che gli pare. Cosa gli vuoi dire a Vinicius? Cosa gli vuoi dire a Vinicius? A Bellingham? Che cazzo gli vuoi dire? A Courtois, che ci vuole? Ma cosa gli vuoi dire? Quella è una macchina, chi vince vince. Io solo Mourinho non ha vinto questo Real Madrid. Ma di che stiamo parlando? Zidane, che non ha mai allenato, ha vinto il Champions League con Real Madrid. Eppure Zidane da quanti è che non allena? Ragazzi, quando c'è uno squadrone sotto al culo è più facile, questo lo dobbiamo dire. Però perché Carletto Ancelotti quando era a Napoli ha fatto schifo e pietà? Io mi ricordo il 4-4-2, non so se ve lo ricordate, Insigne prima punto, voi ricordate, no? Perché state leccando talmente il culo ad Ancelotti, e vi ribadisco, complimenti per la Champions League, la quindicesima del Real Madrid, e qui nessuno lo mette in dubbio. Però ragazzi, non mi potete paragonare l'Everton e il Napoli con il Real Madrid, il Bayern Monaco e via discorrendo. Dai, facciamo i seri, perché qui fra poco ritornano pure le vedove di Garcia, e io lì sto aspettando le vedove di Garcia alla prima sconfitta del Napoli di Antonio Conte. Io là lo sto aspettando, perché di sicuro ci saranno le vedovelle di Garcia, e ci sono ancora tutt'oggi, eh? Però renditi conto, stiamo a parlare ancora delle vedovelle di Ancelotti. Dopo quanti anni stiamo ancora parlando di Ancelotti a Napoli? Rendiamoci conto. Ribadisco, complimenti al Real Madrid. Quest'anno
diciamo, il culo, aiutati, perché pure ieri palo, miracoli di Courtois, la partita con il City che non la dovevano mai pareggiare a Madrid, figurati a Londra, figurati che le devono perdere 3-4-0. Ma questi sono dettagli, e ci vuole pure il culo, voglio nella vita ci vuole il culo, questo lo sappiamo, però ragazzi, mo che vedo questa leccamma da parte dei tifosi napoletani, voglio, dai, facciamo i seri, vi supplico facciamo i seri, vi supplico, perché Ancelotti quando è venuto a Napoli c'aveva il giocattolo perfetto, ricordate il giocattolo perfetto che c'aveva Ancelotti in mano? Ma boh. Aveva preso quel Napoli di Sarri, ma boh, ricordatevelo, no, perché a furia di leccare, forse il puzzo di merda vi è salito fino al cervello. Detto questo, scusatemi lo sfogo. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. E complimenti a Carlo Ancelotti. Però il paragone Napoli-Real Madrid non si può fare, non sta né in cielo né in terra. Non può proprio paragonare. Già giochi di Real Madrid, zitto, muto, non parla. Ma boh, iscriviti al canale. Ciao, io.